Bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss. Oggi andiamo nella ice cream shop più vecchio di New York, aperto da più di 100 anni. Si trova nel Queens, a Forest Hills. Bentornati nel canale di Chiara e Lady Boss per contenuti non scontati su New York, storie di italiani immigrati, viaggi, soprattutto al femminile in solitaria. Cliccate il pulsante qua sotto. E quindi è la prima volta qua? La prima volta che proprio per vedere papà e te. E sto vedendo questa cosa lì, so veramente, proprio è bello. Cosa vedi davanti a te? Cosa c'è? Questo è il vessel. Yes, è il vessel. Siamo a Hudson Yards. L'ho visto, l'ho letto, l'ho visto in televisione, però la prima volta che lo vedo proprio... Guarda, non me lo penserò mai che dico che la prima volta che lo vedo questo è stato con Chiara. Te pareva? Il grande San Bartolomeo, facci vedere queste mani che facevano, hanno fatto la pizza per non so quanti anni. Solo 55 anni. 55 anni di mani impastando la pizza, guarda che roba. Questa è la libertà, che siamo liberi, certo. E questa è la mia. Grazie, grazie mille. Te la fai vedere? Non dovevi. Lo so, questo è venuto dal cuore. Chi c'ha una gelateria? Mio zio c'ha una gelateria che si chiama Sweet Eddie Shop, da più di 100 anni vecchia. E la... qual è? Sai che non ci sono stata mai? La voglio visitare. È mio zio, No, andiamo insieme. Eh sì, questa era la mia cosa, che poi andavamo da tuo zio, prendevamo un gelato lì, che proprio l'hanno lasciata così come era prima, proprio... Aperta? Adesso? Sì. I due siciliani si sono messi qua a parlare, abbiamo deciso che invece di rimanere qua al Hudson Yard visiteremo una gelateria storica che è dello zio di Sal, quindi andiamo a raccontare la storia di Sal nella gelateria storica dello zio in Queens, vicino a Forest Hills. In che anni Sal? Questo è prima del 1930, prima della guerra. Perciò tutti gli emigranti venivano in America, lavoravano. Sì. E difatti del 60, quando io ancora c'erano questi emigranti che venivano in America, tutti i miei pizzaioli erano tutti italiani, siciliani, dicevo. Cambiato il tempo, l'emigrazione non esiste più italiana. Adesso ci sono solo, come Chiara, professionisti, insomma, che non vanno a lavorare nelle fabbriche, nella costruzione. Dove hanno fatto grande l'America. Esatto. Qual è la particolarità di questo posto e da quanto siete aperti? Il posto è più di 100 anni. Io sono il terzo proprietario. Il primo chi era? Il primo, tutti, ce n'erano tre prima di me, tutti germanesi. Tedeschi? Erano tutti tedeschi. E poi dopo i tedeschi sono arrivati gli italiani? È arrivato suo padre? Poi sono stato io, no, io non so se sono francese, se sono italiano, poi sono arrivato qua. Ma lei di dov'è? Oh? Sono proprio di Cimino, nato a Cimino. E in che anno si è trasferito? Vissuto a Palermo. Vissuto a Palermo? È stato 2 anni a Ventimiglia. Ah! E poi sono venuto qua. In che anno è arrivato a New York? 1954. 54? Quando stavano chiudendo Ellis Island? Tu sei passato dall'isola di... No, vero. Io sono venuto non come te emigrato, io sono venuto americano. In che senso? Io ho un passaporto speciale, nemmeno come americano.
invece... Che senso? In che senso? Mia madre è nata qua. Sì. So, ho preso la cittadinanza di mia madre. Tramite lei. Il consolato americano ha scritto una lettera, se io voglio venire qua, dicendo che se io voglio venire in America, prima che compisce 16 anni, dopo 16 anni. Ah, ti volevano prendere da prima di prima che compissi 16 anni? Prima di 16 anni, oh, wow. Se io non venivo qua, facevo la cittadinanza. Ah, ok, allora. Tramite sua madre. Nessuno voleva che lei venisse che qua? Io venivo qua in America. Come mai? Come mai? Come mai? Io ho una storia lunga, io sono figlio unico, due natali, da mio padre e da mia madre. Per cui nessuno voleva che io venisse in America, l'unico. Era l'unico. Mio nonno non ha mai. L'unico. Dove vai? L'unica che ha voluto che io venivo qua è stata mia nonna. Ah sì? Mia nonna, siccome si è sposata qua, chiamata mio padre e ci disse, da allora mia madre era morta, non c'era più. Ha detto a mio padre, se lasciala andare in America. Se a lui non ci piace, ritorna nuovamente. Lasciala portare. Gio, cosa ci consigli? Io consiglio niente. Niente? Niente. Quello che ti piace, ordina. Non c'è differenza. Non c'è differenza. La differenza è del sapore. Il sapore. Ah. Allora, vediamo il menù insieme. Quindi ci abbiamo questi che sono i gusti del gelato. Poi ci abbiamo i toppings, lo sciroppo. E questi sono i tipi diversi di sundae che offrono, cash only, quindi qua si paga solo in contanti. E ci abbiamo i drinks. Il costo va in base a quanti scoop, quindi quante palline di gelato. $7, $9, $15, $8, $13. Io mi prendo un bel sundae with toppings. E nei toppings ci mettiamo caramello, M&M's e marshmallow. Yes. Quindi aperto tutti i giorni tranne lunedì e martedì. Lunedì e martedì è chiuso. Sì. E apre alle 3 e chiude alle 10? Sì. Tutti i giorni, cioè dal mercoledì alla domenica? Venerdì e sabato chiudono alle 11. Mm. Quando io c'ero io, 6 giorni alla settimana, mezzogiorno fino alle 11 e mezza. Oh wow! Quindi adesso è nelle mani di suo figlio ormai da 20 anni? 20 anni, ma io sono sempre. Lei è sempre in giro e abita qua vicino? Ah, qua sopra! Ma sono venuto così, no? Ma io non sapevo dov'era. E se ero lontano, se ero lontano avevo la giacca, il cappotto. Tutto la palazzina è di sua proprietà. E che altre attività ci sono nella palazzina? O sono appartamenti solo? Sono due appartamenti sopra. Di sopra. Ce l'ho tutto io. L'ho lasciato come erano quando erano liberi, tutte e due, i miei figli, tutto. E tutto. Quando li ha comprati? Un anno dopo che ho comprato. Quindi è arrivato nel 54, sto ripercorrendo la storia. Nel 68, ok. Quindi... quando sono arrivato chi poteva pagare? Thank you. Finalmente sono con Sale e posso intervistarlo. Terzo proprietario di Eddie's Sweet Shop, che è una delle gelaterie più antiche di New York e del Queens. Questa è la famiglia di Sale, fammi vedere qua. Chi sarebbero? Queste sono quattro sorelle, quattro fratelli, che una sorella è mia mamma, e quattro cognati e quattro cognate. Io non appartengo a questa foto, veramente sono io e mia moglie. Mm-hmm. Non apparteniamo ai quattro, però mi hanno messo là perché sono il più anziano. Sal ci fa vedere un'altra foto qua. Questa è mia nonna. Sì, la nonna, poi mia zia Maria, zia Rosa. Zia Rosa. Concetta, quella la piccolina. Sì. E la sua moglie. Ok. Quando era bambina. Che bello avere queste foto storiche. Ce n'hai tanti? Vendevano. Sì.
Ma Joe, questa è la gelateria più vecchia di New York? Sì. È la più vecchia? L'unica gelateria che facciamo solo gelate. L'altra che c'erano facevano da mangiare, le cose. Questa è l'unica. Solo gelateria? Solo gelateria. E sweets, no? E è la più vecchia del Queens, sicuro? È la più vecchia di tutto. Di tutta New York? Penso. Dobbiamo trovarlo questo. A New York c'è un altro posto, Alberto. Alberto? All'11 strade, sarà vecchio pure. Non so se ancora c'è. Del Robert. Non c'è più. No. E allora siamo noi. East Village. Undicesima strada è... Yes, East Village, by Veniero. By Veniero, yeah. Veniero è l'11 strade nella Traversa. Roberto era l'11 strade proprio. Quello era vecchio. Veniero non è... Quanto vecchio? È fino a 800 Veniero. Avere 60 anni. La gelateria di cui stanno parlando, che si chiamava De Robertis, ha chiuso dopo 110 anni. Si trovava nell'East Village, First Avenue e 11ª strada. Io vorrei da Joe la sua frase preferita in siciliano. Palla come la vuoi e sempre cucuzza. Zio Pino, un abbraccio. Ciao. Forte, ce l'abbiamo, va bene? Sì, ti abbraccio. Che facciamo? Intervistiamo anche Sale e lo portiamo con un vlog sul canale, coprendo un po' la storia, chicche e aneddoti di quello che ha vissuto negli ultimi 50 anni a New York. Qualsiasi domanda volete fare a Sal, lasciatemela qua sotto nei commenti. Thumbs up se il video vi è piaciuto e volete ancora contenuti sul canale. Da New York, chiare di Boss e dal gelo, per oggi è tutto. Al prossimo vlog.